per me, diciamo, era fondamentale raccontare quello che si raccontava a Mare Furia, quindi stiamo parlando di un dramma, ma dall'altro lato però far vedere anche che c'era la possibilità di speranza, non solo di sopravvivere, ma di vivere. C'erano tutte le, secondo me, le caratteristiche per poter raccontare una storia che già è stata raccontata benissimo. Però ci stava il sentimento, ci stava, secondo me, il dolore, la sofferenza, c'erano anche dei piccoli spiragli, secondo me, di speranza, e su quello ho pensato che la musica potesse aiutare un percorso diverso di questa serie. Quindi ho pensato, proviamoci. Faceva immaginare i ragazzi su un palco che potessero cantare, ballare, recitare, una cosa che secondo me ci mancava da un bel po', non solo nella nostra città, che potesse essere di ispirazione. Scunnizzi è un'opera inimmaginabile, alcuni spettacoli veramente si sono ispirati in una maniera veramente preponderante, ma Mare Fuori addirittura nasce da una storia dei ragazzi di Nisida, che era già una strada che aveva toccato in maniera strepitosa il maestro Mattone. Qui c'è un altro linguaggio, sono passati tanti anni, c'è un altro modo soprattutto di vedere i ragazzi, nelle loro espressioni, nel loro tipo di dialetto, nello slang, è un po' cambiato, quindi lo risenti in ogni cosa che fanno, che può essere sia una frase d'amore oppure nel modo di scherzare. Loro sono stati meravigliosi perché in un periodo stretto, che sono stati 2 mesi, sono riusciti a staccare un po' dalla vita reale e si sono incontrati, si guardavano negli occhi, si sono confrontati. È stata non solo un'esperienza, ma pure un esperimento. Sono passati da compagnia a comitiva, sono passati soprattutto a condividere la cosa più bella che è questo lavoro, che è l'emozione. Quindi delle volte piangevano su alcune scene che erano drammatiche, ridevano tutti insieme su altre cose. È stato per me un grande arricchimento. Per me, diciamo, era fondamentale raccontare quello che si raccontava a Mare Furia, quindi le tragedie, stiamo parlando di un dramma, ma dall'altro lato però far vedere anche che c'era la possibilità di speranza, non solo di sopravvivere, ma di vivere. Sai, forse è la prima volta che viene tratta da una serie un'opera musicale, cioè non mi ricordo io in verità, e quindi era difficile raccontare tutti i personaggi, e quindi alcuni personaggi ho preferito proprio non toccarli per sviluppare invece la storia di altri. La storia d'amore, per esempio, questa sorta di Romeo e Giulietta underground, secondo me andava sviluppata, e da alcuni personaggi hanno collaborato e mi hanno aiutato proprio nella concezione di questa storia. Mare Fuori è stato un successo strepitoso, tanti ragazzi l'hanno visto, tanti ragazzi ripetono le battute, oltre gli artisti, gli attori e ballerini che sono venuti a fare i provini, ma anche tanti ragazzi hanno avuto la voglia di provarci, tanti ragazzi che si sono presentati anche se non avevano inviato la mail, anche se non avevano fatto l'iscrizione, stavano qui e aspettavano di avere la loro possibilità. Perché il problema del racconto di Mare Fuori è che ci sono tanti ragazzi che comunque non hanno proprio una strada, una speranza, una possibilità. Mi sono trovato spesso in delle situazioni che erano molto più grandi di me. Mi ricordo quando stavo al San Carlo con Diego Armando Maradona. È stata una sensazione incredibile, semplicemente mi inginocchio e guardo come un bambino le cose, poi deciderà sempre il pubblico alla fine se una cosa piace o non piace. Quello che posso dirti, i ragazzi si sono impegnati tantissimo, c'è stata grande disciplina e grande rispetto per il pubblico, quindi evviva i ragazzi, evviva i giovani.